Ragazzi, siamo tornati qua, guardate, eccomi, ecco qua, bene, siamo qua con mia sorella Sara, che è lei, perché sono Steve, ok, vi ricordate? Allora, ho qua delle domande che lei ha scelto, perché ogni volta mi dicono, voi scrivete le battute che devono dire le ragazze, dicono le cose che volete dire voi, no. Ma secondo voi io ho tempo di scrivere le battute a Sara? No. Cioè, che cazzo per dire, no? Allora, cosa fa ingelosire una ragazza? Lei si è scelta il titolo, allora, parto con una domanda preliminare. Vai. Ha più valore ai tuoi occhi un uomo che in qualche modo indirettamente ti fa un po' ingelosire? Beh, sicuramente mette un po' di pepe alla relazione, quello sì. In una conoscenza fresca, in una conoscenza, diciamo, di qualche settimana barra mese? Credo che non mi ingelosisco così in fretta. Ok. Finché non sento proprio che è il mio ragazzo, io non mi ingelosisco. Ok, allora, cos'è che ti fa ingelosire a conti fatti? Allora, i comportamenti diretti che fa? Beh, sicuramente se passa una ragazza e la guarda mi fa ingelosire. Molto semplicemente, ma anche magari quando ha tantissime amiche femmine mi fa ingelosire, quando esce con loro, se va in discoteca, chiaramente sono cose che poi lascio fare perché non lo tengo in prigione, però sicuramente dietro sono con le mie amiche che lo spio su Instagram. Questa è una cosa fighissima però, ragazzi, questa è una cosa figa. Allora Sara, c'è questa leggenda metropolitana che narra che se io ho delle amiche alla ragazza non va bene, cioè devo far vedere che meno amiche ho, meno ragazze mi ronzano intorno in maniera tale che lei sta tranquilla. Ma non è così. Noi diciamo sempre che se tu sei già stato convalidato da altre ragazze, ti ronzano intorno altre ragazze, hai attorno altri esseri di sesso femminile, oltre che il tuo amico Mario con le occhiaie perché si siede tutto il giorno, è molto meglio. Ma... cioè è molto meglio che una ragazza sappia che tu hai lui, però lui ha altre che le ronzano intorno. Non che fa qualcosa con altre, però che piace ad altre, potrebbe piacere ad altre. Ma dice di no, ma in realtà è così. Guarda, per me meno ragazze che girano intorno a, è meglio è, sinceramente, perché... Non ascoltate però in questo caso, ragazzi, perché voi siete tutti quanti pippati, non sapete dove va la direzione giusta. No, la direzione giusta è invece questa. Indirettamente, lei lo va a spiare su Instagram, ha detto qualche minuto fa, proprio perché... crea valore ai suoi occhi e crea quell'instabilità, quell'imprevedibilità che a lei piace. Poi magari razionalmente vi dice di no, come esatto. Ho detto 30 secondi fa. Però se lo va a spiare significa che in qualche modo ha il tarlo in testa, e se ha il tarlo in testa in qualche modo riesce chiaramente a essere diverso dagli altri. Oltre al discorso donne, amiche, qua c'è un altro mio cugino che sta arrivando. Oltre al discorso donne, amiche, peraltro non c'è neanche l'aria condizionata qua, ragazzi, ve lo dico, no, per completezza di informazioni. Cosa fa ingelosire? Quindi abbiamo detto, ti ronza intorno altre ragazze, che indirettamente, facciamo finta, tu sei iscritta su Tinder? No. Su Bumble? No. Sono fidanzata, quindi sono a posto io adesso. Da quanti anni sei fidanzata? Da 4. Ma l'hai conosciuto dove? Per un'amica in comune. Ok, sì. Ok. Vabbè, facciamo. Hai amiche iscritte su Tinder, hai amiche iscritte sì, su Bumble, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì, su Tinder, sì. Hanno molto più valore gli uomini che in qualche modo hanno avuto più match rispetto a avere uno o due match a settimana, secondo te? Beh, sicuramente se ha avuto un più match perché magari è più attraente agli occhi delle donne, quindi sicuramente ha più valore perché può essere un bel ragazzo se ha avuto più match. Magari quello che ne ha avuto di meno perché o le foto sono brutte quindi è venuto male o non è poi così bello. Poi è vero che la bellezza è soggettiva, però chiaramente se uno ha avuto più match è perché è più carino, cioè quello che penso. Hai avuto dei litigi in questi anni con il tuo ragazzo? Sì. Ok, lui utilizzava la tecnica dell'ingelosimento, cioè ci sono stati momenti vivi, cioè momenti in cui era incerta la relazione, lui magari ha postato delle storie, che ne so, con un altro calice, con delle frasi ambigue che facevano intendere che boh, male, cazzo è questo qua? Sì, sicuramente questo accade, lo faceva apposta e a me faceva lo faceva apposta? Sì, mi fa imbestialire, come quando l'altra volta mi invia una foto al ristorante, io vedo il pellicciotto di una ragazza e ovviamente sono andata a spiare tra le sue amiche che era... Un minuto prima, no, però le gelosie, no, vedete ragazzi, siete proprio come delle giovani marmotte attorno al fuoco, però non dovete credere a queste cose, è tutto razionale, no? Niente. Ok, figo però, ma perché ha fatto vedere il pellicciotto? Cioè, era inconsapevole la cosa? Avevate litigato? Perché?
Secondo me è inconsapevole, perché i ragazzi non ci arrivano, non ci arrivano. No, 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 no. Cioè, tu hai visto nelle foto, nella storia, sì, questo vestito, giusto? Sì, avevo la foto di lui insieme agli altri ragazzi e poi c'era il pellicciotto appoggiato sulla sedia, pensando che io non me ne accorgessi. Ma voi in quel momento eravate litigati? Diciamo che eravamo in un periodo un po' così. Ok, quindi... ma quindi secondo te lui l'ha fatta apposta o no? Forse magari cercava un po' di ingelosirmi, chi lo sa. Poi lui ha detto di no, quindi io non lo potrò mai sapere, però magari l'ha fatto apposta, perché non è che ce ne vuole un genio alla fine, cioè un pellicciotto appoggiato lì sulla sedia, noi siamo delle stalker, ci arriviamo subito. È un gesto ingenuo, sì. È un gesto ingenuo che però appunto agli occhi, insomma, di una ragazza che attenta ai dettagli fa la differenza, sì, tutta la differenza del mondo. Potremmo continuare, ma ci fermiamo qua, direi, ok? Direi di sì. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao.